sono la pecora nera della famiglia. L'unico che a 13 anni ha mollato baracca e burattini e se n'è andato in città, spinto soprattutto dall'insistenza del mio fraterno amico, Pinuccio. Pasqua, ma che stiamo a fare qua? Sai, però, dopo tanto tempo ho capito che dopo il sole arrivano sempre le tempeste. Questo lo impari stando in mare. E dopo le tempeste però torna sempre il sole. Alberè, la scuola. E quando le paure le tocchi con mano, quando ti accarezzano, quando ti sfiorano, quando l'acqua salata ti bagna e le onde ti coprono e non c'è papà, non c'è mamma ad aiutarti, acqua sotto i piedi e acqua del cielo. Alberè, dalla riva, vedendo una nave che fa su e giù in mezzo al mare, tu non ti rendi conto di che significa stare là. E mo' Alberè, ti voglio raccontare quello che accade davvero, c'è. La mattina mi sono svegliato e ho detto, Pasquale, ma tu a casa la tieni? No, la vorresti? Sì. E i soldi li tieni? No. E allora? E allora voglio proprio vedere che riesco a fare con le tasche vuote. Bottiglie, 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 colata di cemento. Bottiglie, 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 colata di cemento. Bottiglie, 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 colata di cemento. Siamo dei primitivi che usano la scienza come una mazza. Capisci? Ogni scoperta scientifica la mettiamo subito al servizio del male. E medici che si inventano in laboratorio malattie da usare come armi nelle guerre. Cervelloni che studiano una vita e costruiscono aerei da guerra, F-25, F-135, e se ci vai a dire qualcosa ti guardano stupiti. Ma noi gli aerei da guerra li abbiamo costruiti per garantire la pace. E ci siamo gente capace di tirare fuori da ogni bestialità una riga di parole oneste. Parole belle fuori, ma luride dentro.